distanza, perché è ovvio che gli psicologi hanno i loro mezzi a disposizione, le strategie, le tecniche, e lui vi parlerà probabilmente anche di una sua tecnica particolare, oltre a fare un discorso molto generale, però mi piaceva anche dare un input legato al mondo del naturale su quelle che sono le piante che possono aiutare. E purtroppo per voi vi ho preparato anche la tisana, che poi vi userete abbiamo finito, se la vi addormentate a base di piante, insomma, d'azione anti-ansia, già testata, detto che è buona, fai da gaia, quindi va bene. Ok, ansia e piante officinali. Esatto. Quella che vedete qua su è la lavanda, che vi ho appena, diciamo, spruzzato dappertutto, perché è una pianta che ha molteplici proprietà, tra cui quella. Buonasera. Buonasera. È giunta novella. Piacere, Vittorio. Buonasera, ciao. Una di vivere che posso uscire, posso stare. Cosa succede? Mi viene con le tanto io mi tengo un vicino allo schermo, che giustamente chi è arrivato poi ha preso gli spazi e come si dice. E dicevamo, perché la lavanda? E perché la sentite così inebriante entrando? Sicuramente chi è appena entrato avrà avuto l'impatto di lavanda, se il naso ti assiste, perché è una pianta che oltre a poter essere utilizzata sotto forma di tisana, però rimane un po' forte come gusto, è una pianta che si può inalare. Infatti poi prima di andare via vi daremo un cartoncino che ho già intriso di essenziale di lavanda, perché è una di quelle essenze in estratto, e ve la faccio vedere, ve la mostro così avete un'idea, è un olio essenziale che praticamente, nel caso di una forte tensione, un forte stress, una forte, diciamo anche un ipotetico attacco di ansia, si può a gocce proprio mettere tra le mani e annusare. In quel momento c'è un'azione che arriva direttamente al cervello e consente di allentare un pochino la tensione. Quindi l'uso degli oli essenziali e dell'aromaterapia è anche molto interessante. Quindi la lavanda come prima pianta, come la natura del barista ci danno una mano, è chiaro, io faccio insomma il mio lavoro e quindi vado con le piante. La passiflora, vi ho messo questi slide perché sono una fanatica, nel senso che mi piace che abbiate l'idea di come poi il mondo della natura è anche bello da vedere, oltre che bello da sfruttare, diciamo così. La passiflora è una di quelle piante di cui si usano le foglie, pianta rampicante, questo fiore meraviglioso che è anche uso ornamentale, quindi l'avete visto facilmente in qualche giardino, bellissimo. Bello sia per planta. Sì, esatto, capita di vederla, molto bella, vari colori. Questa, diciamo, è una varietà officinale, quindi una varietà da utilizzare proprio per uso interno. La trovate in tantissime forme, questa è la forma essiccata. Quindi sono le foglie, i tralcetti, perché essendo un arrampicante ha questi micro tralci che si arrampicano, poi se ve la volete passare, volete vedere, annusare, assaggiare, non lo so, fateci quello che volete. La passiflora ha un'azione estremamente rilassante a livello della muscolatura, tant'è vero che si dà nelle tisane antispasmodiche, quindi in caso di coliti per esempio, gastriti oppure stati diciamo di grande tensione emotiva principalmente, la passiflora ha questo effetto rilassante importante e la trovate spesso nelle tisane miste, tra cui quella che poi assaggeremo. Il cosiddetto fiore della passione, insomma, presenta poi anche altre caratteristiche quando viene utilizzata sotto forma di tintura madre. Funziona molto bene anche in caso, per esempio, di mal di testa, laddove questa contrazione può essere disciolta, diciamo, con l'uso di questa pianta. Qui abbiamo, la passiflora non c'è però l'olio essenziale. L'olio essenziale è una bellissima domanda, si estrae da piante a profumo, piante che hanno l'aroma, quindi da alcune piante non si estrae l'olio essenziale, o se ne estrae talmente poco che non è conveniente farlo. Faccio un esempio su tutti, la rosa damascena, un estratto di rosa, un olio essenziale di rosa, poiché ne serve veramente tanto, tantissimi petali,
per poter essere estratta è molto molto cara. Un ml, quindi un ml sono 5-6 gocce, costa intorno ai 15-16 euro. Io poi furbetta, quando sono stata in Bulgaria, la cosa più bulgaria, la troverò, sicuramente costerà niente, non potrò quintare, no, gli essenziali, e invece no, praticamente in tutta Europa probabilmente ha gli stessi prezzi, quindi è proprio cara perché tanta manodopera e tanta materia prima dietro. Della camomilla, quando sono stata in qualche lezione con i bambini, sono uscite poi delle cose meravigliose. Bambini che dicevano, mi pare già la camomilla, buonasera, salve, quando per esempio ho il bonito. Cosa che è stata un po' dimenticata, guarda caso questi bambini erano figli di donne del Sud America. Prego, qui c'è un posto e anche lì. Ma io sono in piedi. Questo è in piedi. Sì, davanti alla telecamera. No, no. Ma qui perché in piedi un'oretta, non so se è no. Ci possiamo fare? Sì, assolutamente. Grazie. Quindi dicevo, la camomilla, questo uso un po' desueto appunto di queste donne sudamericane che ancora la utilizzano come contro il vomito. E vi ricordo che è molto tra l'altro efficace perché i bambini che portavano la loro testimonianza ne parlavano in maniera entusiasta, dicevano sì, mia mamma mi dava la camomilla, mi passava subito la nausea immediatamente, perché è un uso un po' diciamo superato per noi, però ancora altrettanto valido. Matricaria, perché si occupa della parte matriarcale e quindi dolori mestruali, infiammazioni anche ovari, che è stato scoperto che agisce chiaramente nel tempo. Poi io faccio questa parentesi, quando si parla di studi, si è detto che, si è visto che, studi dimostrano, parliamo sempre di dosi importanti, parliamo sempre di tempi lunghissimi, quindi non è che siccome ho letto che la camomilla fa bene magari ai fibromi uterini, bevo la tazza un giorno e passo, ecco. Però insomma, tra le tante applicazioni di questa pianta c'è quella di curare proprio tutte le problematiche anche, diciamo, legate alla mestruazione, al dolore, all'infiammazione, eccetera, eccetera. Sta nella tisana, sempre anti-ansia, quella formulata insomma da me, perché altrettanto similmente alla passiflora scioglie le tensioni, riduce proprio le contrazioni, ecco perché si dà per i dolori mestruali e quindi allenta molto bene il gusto, è riconoscibile e adesso ve la presento. Questa anche ve la potete sì, sniffare, mangiare, diciamo, uscire da qui che poi è tutto. Ecco, sono sicuramente. Ok. Questa è la padegnana. Ma penso. Tu hai questa pianta qui? No, c'ho. Ah, la valeriana, ok. Perché volevo specificare che la valeriana che vedete qua non è la valeriana che mangiate in salata. Questa qui è la valeriana officinale, quindi è quella con questi fiori ad un po' ombrello, insomma, 3 o 4 ramettini che poi trattengono questo ombrellino di fiori bianchi o rosa. E di questa pianta qua si usa la radice, che non vi ho portato, perché la valeriana puzza di piedi. Quindi poi mi sareste guardate così e dice, ma chi è terribile. Si è tolta le scarpe. Sì, esatto. In estate succede regolarmente che quando usiamo la valeriana le persone si guardano intorno e dicono, ma chi è che non se l'ha? Veramente, non sto scherzando, è tremendo. Eppure, nonostante abbia questo odore terribile, ha un gusto piuttosto gradevole, non è male, se si riesce a superare questo fatto dell'odore. La valeriana favorisce il sonno, aiuta l'addormentamento. Quindi è una di quelle piante che nelle tisane, diciamo, per riposare, viene messa. Nelle tisane, ma anche in varie altre forme, compresse, gocce, eccetera, eccetera. Perché veramente consente di... io uso sempre questo termine per parlare, allentare la tensione, ma una volta che noi la mattina ci svegliamo e siamo contratti, abbiamo dei grignati denti, abbiamo il collo contratto, ci svegliamo così, è chiaro che se prendessimo una tisana un po'... no? Rilassante la sera, a prescindere dal discorso dell'ansia, degli attacchi di panico, eccetera, sarebbe comunque sempre una cosa positiva per noi. Quindi valeriana non ve l'ho portata e non vi ho, diciamo, ecco, questa la faremo dopo, la parola sulla tisana. Adesso voglio entrare un attimo velocemente, perché altrimenti poi Marco mi uccide, velocemente su un concetto un pochino più ampio, che non è soltanto il sono stressata e mi rilasso, ma tonifica un po' anche il mio tono dell'umore. Qui abbiamo la radiola rosea, una pianta carina, una pianta grassa, che cresce tipo a 3000 metri d'altezza
La sua caratteristica è quella di essere un adattogeno, vuol dire che agisce aiutando il corpo ad adattarsi meglio alle condizioni di esigenza, di necessità. Non so, sono stressato, mi aiuta a fare fronte alle situazioni, sono molto stanco, quindi mi aiuta a recuperare l'energia. È una pianta che ha delle funzioni interessanti perché aumenta, diciamo così, la produzione di serotonina, o meglio, ne consente una maggiore, come dire, maggiore concentrazione nel corpo, e quindi quando abbiamo serotonina siamo più contenti, siamo più allegri, piuttosto, cioè senza esagerare ovviamente, perché poi diventiamo irrequieti, nervosi, no? Però quando abbiamo la serotonina sufficiente nel nostro corpo siamo più felici. E la rhodiola è una di quelle piante che aumenta anche la performance. L'ho data per esempio a mamme, quindi con i figli, con la famiglia, che studiavano, che lavoravano, e sono riuscite a fare delle cose meravigliose perché senza agitarsi stavano, diciamo, con l'energia giusta. Questa non c'è nella tisana, però? No, queste sono piante di cui vi consiglio l'utilizzo in altre forme, compresse, gocce, altri estratti, perché nelle tisane perdono una parte della loro efficacia, sono più efficaci di un'altra versione. Per esempio l'iperico, che è una pianta molto molto tonificante per l'umore. Dimmi, Carla. Scusa, un passo tutto indietro. Sì. La rhodiola, no vabbè, non c'è bisogno, la rhodiola che abbiamo visto prima, quindi sì. Può andare bene pure nella sindrome premestruale. Devo dire che è una di quelle piante che si usa, io la uso molto poco, però si può utilizzare sicuramente quando c'è quel calo dell'umore, perché oggi se lo può portare tutti, quando c'è calo dell'umore, magnesio. Cioè magnesio proprio a go-go, perché è una di quelle, diciamo, sali minerali che sembra essere carente nella fase premestruale, si abbassa proprio nel sangue, però si potrebbe tranquillamente utilizzare anche la rhodiola, così come la camomilla nella sindrome premestruale, perché è, diciamo, anzi, forse tra le due è meglio la prima, la camomilla, perché nasce proprio per quello e quindi agirebbe anche, non so, ma non a livello di dolori, a livello di umore, no? Perché la sindrome comunque sconvolge un po', sì, però, in alcuni casi. Però considera che la camomilla, per la sua funzione anti-ansia, diciamo così, agirebbe anche sui sintomi legati all'umore e in più a tutta l'azione rilassante a livello ovario, eccetera. Però può fare anche l'effetto contrario la camomilla. Cioè questa, infatti, è una cosa che c'è qualcuno che dice questa cosa, no? È vero, non è una leggenda metropolitana. Qualcuno dice che fa l'effetto contrario. La camomilla, diciamo che non va infusa troppo a lungo. Un'infusione di camomilla troppo concentrata. Attenzione, non si dovrebbe fare, infatti l'infuso che assaggerete, che è di camomilla, io l'ho fatto poco, cioè mi infondere poco, ho detto non sia mai, non infondere poco, quindi no, però sicuramente è una pianta che ha bisogno di un infuso 5-7 minuti. Oltre diventa a rischio. Poi io sono una di quelle che prende la camomilla concentrata e dorme benissimo. Ecco, quindi diciamo che un'attenzione sui soggetti ipersensibili. Dipende da come va. Esatto, dipende da come va. Sì. Questo vale solo per la camomilla. Vale solo per la camomilla. Poi è chiaro, in base alla pianta cambiano i metodi, Quindi se prima di fare un infuso, qualsiasi tipo di somministrazione in infuso, vi diciamo noi, guarda, questo lo fai in infuso, questo lo fai in decotto, 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, perché dipende sempre molto dalla pianta. L'iperico, anche questo versione compressa, o ancora meglio gocce, perché è un tonicissimo dell'umore, che qualcuno può testimoniare che funziona, e veramente è un antidepressivo, di questo l'erba di San Giovanni, è anche detta erba scaccia diavoli, perché scaccia i diavoli della mente. C'è una tradizione del 23 di giugno che fanno in alcune zone, soprattutto a Collevardo, da quelle parti lì, di Trisulti, dove praticamente bruciano le erbe aromatiche, fanno il faloce, la strega, insomma adesso non mi dilungo perché non voglio annoiarvi, però insomma questa è una pianta che anticamente veniva attaccata fuori la porta per allontanare gli spiriti maligni, tra cui appunto la malinconia, la depressione, eccetera, eccetera, perché non sono mica malattie di oggi, insomma, no? Così funzioni. Dove si trova l'iperico, che al posto del mischio quest'anno attacchiamo l'iperico? La trovate ai bordi delle strade, se avessimo ancora delle strade con i bordi verdi, quando ce l'abbiamo, però in linea di massima si trova ai bordi delle strade. Un ciuffetto con i fiorellini gialli e
fiorisce dalle nostre parti, ecco, tra il 10 e il 30 di giugno all'incirca. Quest'anno è fiorito molto prima. Scusa, invece l'olio che si applica sulla pelle? L'olio che si applica sulla pelle è un olio lenitivo, infatti, mentre per uso interno in gocce ha questa funzione principalmente, per tisana o per uso locale ha un'azione antinfiammatoria, rinfrescante, lenitiva, cicatrizzante. Sul viso, se ci sono per esempio acne, rosacee, allora ha senso, però principalmente si usa per infiammazioni tipo emorroidarie oppure geloni, ecco, oggi lo consigliamo. No, perché l'iberico viene macerato con un olio che può essere olio d'oliva, olio di non so, mandorle, quindi dipende dall'olio con cui viene fatto macerare l'azione antirughe, non è che di per sé. Sì, l'effetto è rigenerante sicuramente, in quel senso allora va bene, però so, poi ci sono altre piante, non so se... Ecco, la lavanda l'abbiamo detto, questo olio essenziale, bere lavanda per tisana... Ci si può provare, però qualcuno mi disse sembra di bere detersivo, io gli ho risposto è il detersivo che sa di lavanda e non la lavanda che sa di detersivo, però insomma l'odore è abbastanza forte, ma anche questa è un ottimo antispasmodico, tanto è vero che se poi utilizzerete l'olio essenziale, tu ce la metti, se userete l'olio essenziale nell'ombelico, dopo una mangiata, oppure nei dolori mestruali, oppure quando avete diciamo... le situazioni intestinali non proprio perfette, prima di andare a letto, vi allenta, vi rilassa questa parte, perché la valeriana ha tra le tante funzioni questa anche antispasmodica. Quindi applicarla nell'ombelico sotto i piedi, la lavanda, sì, ha un'azione rilassante forte anche per assorbimento sul corpo, perché vi faccio questa prima, diciamo, breve parentesi. Si sono accorti che gli essenziali passano attraverso la barriera epidermica perché hanno fatto degli esperimenti, non è carino, ma insomma era un cane morto, hanno rasato questa parte dal pelo, hanno messo delle gocce di olio essenziale di lavanda, l'hanno ritrovata a distanza di pochissimo tempo nei reni. Quindi c'è stato un assorbimento dalla pelle e da quello poi si sono sentati questi olio essenziale e hanno assorbito. La lavanda devo dire che è molto molto interessanti. Ecco, io volevo, come dire, focalizzare la vostra attenzione sul fatto che comunque la natura è a disposizione, basta saperla utilizzare, utilizzarla nel modo giusto. Questa è una fase di Einstein e quindi insomma ci possiamo fidare. E poi mi faceva insomma piacere il fatto che siate venuti qui, quindi grazie per avermi. Cedo la parola al nostro psicologo, che ha molte cose da dirvi. Intanto se volete mettere il video. Sì, perché dovete essere...